Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente su Half-Life 2. Siamo qua dove ci eravamo lasciati, appunto, in cui ci avevano installato questa nuovissima arma. Questa nuovissima arma sul nostro bellissimo idroscivolante per la libertà. Sì, per la libertà, li mandi all'inferno, va bene. Ci hanno installato questa cosa perché praticamente l'elicottero ci insegue. L'elicottero dei Combine ci insegue, quindi ci hanno messo sta cosa. Ed è una figata perché è strapotente. Quindi questa parte diventa un attimino più carina adesso. Esatto. Grazie. Grazie mille. Eccoci. Vai. Ok. Sì, mi si è scaricato, va bene. Tranquilli, tutto tranquillo, tutto nella norma, oddio. Ok. E vedete che l'aereo fugge perché ha paura di noi adesso. E quindi si vola, si vola. Bello. Questa cosa. Eccoci. Non me la ricordavo. Ok. Però va bene, non è un problema perché guardate quanto siamo forti. Ah, ok, qua si può salire. Ok. Noi siamo. Guardate, bam bam, tutti che li uccidiamo così, perfetto. Si vola. Oh, ci spara. Oh, possiamo distruggere anche quella, sì. Sì, però è grande. Possiamo farlo, ma evitando magari di morire noi. Ok. Tutto che crolla. Va bene. Qua c'è questo coso in mezzo. Qua ci lanciano i barili esplosivi. Ok, ok. È una mezza imboscata. Questa ci sta, più o meno. Ok, salta, salta, vai, vai. Ok. Ovviamente c'è il caricamento, mentre ci stanno sparando noi fuggiamo. Caricamento, caricamento. È strabello. Ok, continuiamo allora. Adesso mi pare, no, non adesso ma fra un attimo mi pare che ci sia lo scontro finale con l'elicottero, insomma. Quindi sì, grande. Tanto stiamo morendo male, stiamo perdendo un sacco di vita perché sono io stupido e non so farlo. Non se riusciamo a batterlo. Sì, grande. Cioè abbiamo battuto soltanto la macchinetta che stava portando in realtà, però è figo. Guardate, guardate lì, easter egg, il G-Man, yeah. È il tipo che ci ha parlato all'inizio, insomma. Questo è la strada giusta? Perché siamo due strade? No? Sì, sì, ma dovevo andare sopra. Grande. Ok, tra l'altro il G-Man, adesso curiosità, il G-Man è sempre in giro, ci osserva sempre. Quindi, ah, gli zombie. Il G-Man ci osserva sempre, soltanto che devi stare attento e vederlo perché sennò te lo perdi. Che è inutile, cioè. E ti passa lì intorno e basta. Ok, il fuoco. Qua ci lanciano i barili, questa cosa me la ricordavo. Ok, piano. Vediamo di non perdere troppa vita, perché va bene che siamo belli e tutto, però siamo potenti e tutto, ma se perdiamo troppa vita poi moriamo. E già che abbiamo l'armatura a zero, la tuta a zero, quindi. Qua c'è il caricamento? No, non c'è il caricamento. Ok. Strano, me lo aspettavo. Dai, dai, vediamoci. Salute 95, però dai, è buona. Ah, sta parte me la ricordo. Eccoci, adesso morirò. Che ci sono queste macchinette che ci sparano. Ok. Ok, il segreto per fare questa cosa è non farsi beccare. Quindi non dovete fare come sto facendo io, insomma. Perché se fate così morite. Bene, distrutte. Adesso. Grande. Questa cosa dovrebbe essere aperta in realtà. Non so perché in questo momento sia chiusa. Magari devo scendere e aprirla io a mano. No. Sono un po' confuso. Ok, dobbiamo entrare lì dentro perché dovremmo passare qua dietro e uscire qua sopra. Questa qua me la ricordo, ma è rimasto chiuso quello lì. Sto pensando. Possiamo romperlo in qualche modo? No, però possiamo fare questa cosa. Ok.
Questa cosa la possiamo fare, esatto. Ok. Boom, ok. Mi ricordavo che era da fare così, da passare qua dentro, ma non l'ho mai trovato chiuso, ecco. Perché di solito come un mongol ci sarò andato addosso e sarà esploso tutto. Per quello. Solo stavolta non è successo e quindi così. Ok, tanto abbiamo ancora 78 di vita, molto bene. Ah, ok. Ah, cosa sta succedendo? Ok, la strada è giusta qua. Sì. Ok. Ok. Quando vedete i tagli così brutti, non è che sono io che taglio, è che c'è il caricamento e non voglio farvi vedere la scritta caricamento fermo. Non è che voglio farveli vedere, insomma. Non è che voglio tagliarvi le parti importanti. Allora, qua mi ricordo che... Esatto. Qua c'è l'elicottero, dobbiamo affrontare l'elicottero, bellissimo. Ok. Ok, piano piano, ci sono tutti gli esplosivi. Esatto, lui molla le sue bombette di merda. E quindi siamo stracontenti. Andiamo, ricarichiamoci l'arma. Vediamo di non farci colpire molto. Esatto. Perché fa sta cosa? Adesso impazzisce e butta bombe ovunque. Ok, stiamo qua in mezzo che non ci dovrebbero essere perché l'ho fatta esplodere. Ok, lo rifà adesso. Queste esplosioni sono molto fastidiose, eh. Ne sono consapevole, ma non posso zittirle. Ok. Ok. Ok, vedete, questa parte è abbastanza facile se sai come farla. Certo, se è la prima volta che la incontri, no. Se è la prima volta che la fai, non è per niente facile. Ma visto che, come vi ho detto, ho già giocato questo gioco, sapevo che succedeva sta cosa. Già battuto. Abbiamo già battuto, signore e signori. Grandi. Mi aspettavo di fare più fatica. Molto bene. Molto, molto bene. Adesso però non mi ricordo. Qua è chiuso. Ok. Sta parte non me la ricordo. Ah, lì qua però c'è un pulsante, mi sa. No? Sì, è una leva, è un pulsante. No? No? Ah, lì però c'è un coso, ok. Qua c'è una manovella. Meno male che ho visto quel finto pulsante lì, altrimenti la manovella... Ciao. Ciao. Non l'avrei mai trovata. Ok, quindi qua bisogna passare e... Va bene. Va bene. Vediamo perché questa parte qua davvero non... Ho preso danno per niente, sono un mongoloide. Ok, saliamo qua. Oh, là, tra l'altro vedete, cioè, va tranquillo sulla terra. Ok. 90 sul centro, dobbiamo andare. Si è buggato nella porta. Si era buggato nella porta il signore. Il signore si era buggato nella porta. Ah, che bello, questi giochi vecchi che si buggano. Non che quelli nuovi non si buggano. Questo gioco qua è vecchio, ma ha relativamente pochi bug rispetto a quelli nuovi. Quindi sì, va bene. Ok, finché sono solo due. Oppalalaio. Come, madonna. Non so perché mi viene a dire oppalalaio quando raccolgo queste cose. Ok, qua c'è un sacco di vita, bene. 100 e 100, signori, siamo a 100 e 100. Tanta roba. Qua prendiamo le granate, anche se vi ho detto che in questo gioco sono inutili, perché non c'è un pulsante per lanciarle, devi sceglierle e poi lanciarle, quindi capito? Però non ho trovato quello che mi serviva qua dentro. Cioè adesso che sono andato qua, cosa devo fare? Cioè dove devo andare? Più che altro. No, là non c'è niente Ah, possiamo passare. Guardate là, G-Man l'avete visto? Esatto. Il G-Man è un bravo Madonna, ma perché mi lancio? Se perdo vita. Il G-Man è una figura molto oscura di questo gioco. Non si capisce che parte faccia. Vedete, poi tu arrivi e non c'è più. Anche se l'abbiamo visto benissimo che era lì. Ok, devo passare vabbè, da questa porta. Molto, molto bene. Ah, ok, ora mi ricordo. Si apre qua, dovevamo buttarci qua sotto. Ok, questa parte me la ricordo. Beh, non dovremmo essere tanto lontani però, dalla fine della macchinetta, nel senso.
Secondo me, diciamo, non mi ricordo che duri ancora tanto, perché dopo aver battuto l'aereo, in teoria era tutto. Dovrebbe essere tutto libero. Dovrebbe. I think. No, non lo so, immagino. Davvero questa parte c'ho il vuoto. Mi ricordo l'aereo, ma qua. Nulla. Nulla. Va bene. Non ce la facciamo poi. Anzi, è meglio se non me la ricordo. Così la esploriamo insieme. Cosa dite? Molto meglio. Ah, vai, saltiamo qua. Hop. Tac. E qua becchiamoci questa qua. E ovviamente la sbagliamo. Andiamo contro il muro. Perché si fa proprio così. Questo qua è un tutorial. Dovete proprio fare così. Ho beccato anche l'esplosione. Mi sono tolto metà dell'armatura. Perché sono un grande. E via. E ci credete che sono riuscito a mancarla? C'è una sola porta. Non c'è nient'altro. E io l'ho mancata. Ah, che bello. Come ho fatto a mancarla? Ma è impossibile. Infatti, era impossibile mancarla e l'ho mancata. Black Mesa Est, ok, sì. Mi ricordavo bene, ok. Questa qua, praticamente adesso molliamo la nostra macchinetta. E andiamo a Black Mesa East. Progresso, localizzare lambda, ok. Sì, grande che parcheggiamo davanti alle scale, siamo dei grandi, siamo. Ah, ste cose. Ma bello che l'ho vista la scala, ma ci vado comunque addosso. Adesso vediamo di trovare una porta d'ingresso che non è qui. È qui? No? Allora è dall'altra parte. C'erano due strade, io ho preso l'unica strada stupida in cui non porta da nessuna parte. Ci sta, insomma. Ok. Sì, ok, l'entrata è qua. Entrate qui. Ah, ultimo via le cose. Eccoci qua. Sì. Ciao. Yeah, sono dottor Freeman. You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long Ciao. Before the Black Mesa incident. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field. Ah, there we go. You can come through now. Ok. Eccoci qui. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. Ah, bene. Questa qua è Black Mesa Est. Ok, non è per niente come. Nel senso, Black Mesa. Black Mesa è un laboratorio strabello e questo è We could certainly use the extra help around here. un bunker. We've covered a lot of ground in the last few months, but things would go so much faster if we had more people with your training. Ok. We're closing in on a reliable local teleport technology, something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Calabi-Yau model, but they've failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement. Ok. Oh. Listen to me, I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined at Black Mesa. We've figured out how to use Zen as an unexpressed axis, effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to pass through. Ok. Oh, here's Eli now. Ah, ciao Eli. Eccoci. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now, let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat where you belong.
Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Okay. Feel free to look around. Ok. Tra l'altro ci sta come ambientazione, nel senso, è un laboratorio figo, nel senso, questo. Adesso qua dobbiamo fare sta cagata. He's the administrator of this whole vile business now. He ended the Seven Hours War by managing Earth's surrender. The Combine rewarded him with power. Bisogna toccare cose adesso, così lui ce le spiega. We've almost got that portal working again. But I wouldn't blame you if you didn't volunteer for the next trial run. Mm-hmm. Eli Vance has earned our trust. Va bene, Eli Vance. Questo qua è Eli, la mamma. Oh, Gordon, the Vorticon said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle, with the possible exception of you. Dad, please. Okay. Ok. Adesso lei sta andando. Take a look at this, Gordon. Ok, allora. Questa cosa potrebbe essere un mezzo riferimento al primo Half-Life, perché nel primo Half-Life, quando succede il casino, c'è questo raggio triplo al contrario. Proprio nel momento in cui succede la catastrofe, c'è questo raggio al contrario, quindi potrebbe effettivamente essere un easter egg. I thought you were on watch. The Vorticons relieved me so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the Combine thyristor. Are you blaming me? No. Guarda come litigano. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time, as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh. Let's get out of here. Ok. Questo personaggio non mi è mai piaciuto, nel senso, Mossman, no, capito? Lui sì, lui ci sta con la gamba lì. Ci sta. Ah, bene. Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. Ma sì, non è un problema. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Ravenholm? Voglio andarci io. We used to be able to go right up there to Ravenholm. It was an old mining town inhabited by some escapees from City 17. Believe me, that tunnel is sealed for a reason. Ok. Ci fidiamo di Alex? Oddio. Si è messo a correre a caso per sbaglio. Tra l'altro, questo è uno degli unici pochi giochi in cui tu sei dannatamente più veloce rispetto agli altri. Nei giochi di solito loro sono molto veloci e tu sei lento. Invece no, Half-Life no, tu sei straveloce e loro sono lenti. Quindi è strabello. Ok. Comunque, da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Half-Life 2. Quindi, vi ricordo di attivare la campanella se siete già iscritti. E nel prossimo episodio, appunto, andremo dove, come ci ha detto adesso Alex, andremo nel cantiere di demolizione e vedere cosa facciamo. A farci vedere la pistola gravitazionale, che è uno dei simboli di Half-Life, insomma. Quindi, nel prossimo episodio vedremo il simbolo di Half-Life. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!